Fantasie e visioni che prendono forma e si condensano in immagini impresse e dipinte su tele, figure che si riempiono di vita ed emozione con l'argilla e la creta che anima di materia pensieri, sensazioni e corpi, 30 opere plastico-pittoriche, 15 dipinti e altrettante sculture sono in mostra nella Sala San Felice a Giovinazzo nel borgo antico della città, un luogo suggestivo che si affaccia nell'omonima piazzetta del centro storico. Armonie materiche, questo è il titolo della rassegna d'arte, che rimarrà allestita fino al 30 luglio prossimo a cura di Gloria Sarcinella, gallerista della Frida Arte di Bari. Si tratta di una rassegna pensata a due teste, realizzata a quattro mani da due cugini, Giuseppe e Pino Massarelli, musicista il primo, scultore, sperimentatore l'omonimo, anche per vena artistica. Sono infatti le mani in entrambi i casi a plasmare, dipingere, incidere e suonare. E proprio la musica non è mancata alla inaugurazione della rassegna Musica, che ha condensato e riassunto la filosofia e la concezione olistica dell'arte alla base di questa commistione culturale, con l'esposizione delle opere lungo il perimetro della sala e la musica tutt'intorno a riempire gli spazi di sonorità, quelle delle tube tibetane e delle percussioni suonate rispettivamente da Michele Marzella e Maurizio Lampugnani e i brani selezionati dalla DJ del Piper Club di Roma, Andrea Belfiore. La mostra è aperta al pubblico ogni giorno dalle 20 alle 23. Giuseppe Massarelli è un musicista, è un compositore, musicista di pianoforte. Pino Massarelli invece ha studiato all'Accademia delle Belle Arti e quindi è uno scultore. Un musicista può tranquillamente, essendo un artista, comporre un quadro, diciamo così. E questo si rivela soprattutto in determinati quadri, quelli dove proprio la materia è più importante, più significativa. La scultura in terracotta è molto particolare, soprattutto quelle di Pino sono molto belle perché il modo in cui lui vede la donna è sicuramente esemplare, e nelle movenze, nell'anatomia è eccessivamente bravo. Uso la parola eccessivamente perché è proprio così, non c'è nulla lasciato al caso.